Pace e bene, ben ritrovati con questo appuntamento ed oggi, 12 gennaio, ricordiamo San Bernardo da Corleone. Ascoltiamo qualche notizia sulla sua vita. Filippo Latini nasce nel 1605, nel centro siciliano da cui prende il nome. Era un ragazzo sanguigno, cresciuto da una famiglia di calzolai molto religiosi, tanto che nel paese erano conosciuti come la casa dei santi. Al lavoro aiutava il padre. Era un ragazzo molto gentile con i poveri, al punto di mendicare per loro. Veniva chiamato la migliore lama di Sicilia e lui questa abilità la metteva al servizio per la difesa della sua gente e per l'ordine pubblico. Un giorno venne sfidato a duello da Vito Canino, il quale venne ferito gravemente alla mano. L'episodio segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1631 entrò a far parte dei cappuccini del convento di Caltanissetta in Sicilia e quando prese l'abito prese anche il nome di Bernardo. E da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Analfabeta, fu destinato ai lavori più umili del convento. Subisce umiliazioni e anche il demonio non lo lascia tranquillo. Ma il santo afferma: l'orazione è il flagello del demonio ed egli teme più l'orazione che i flagelli e i digiuni. Con gli anni divenne il frate buono, padre dei miseri, di coloro che avevano bisogno di un conforto spirituale e servizievole verso i confratelli, specialmente se ammalati, e fece penitenze e mortificazioni molto forti. Ormai era un uomo nuovo e l'errore di gioventù era stato ripagato. Per la gente divenne esempio di santità. Muore il 12 gennaio del 1667, ad appena 62 anni. E prima di seppellirlo, devono cambiare per 9 volte la sua tonaca, perché tutte erano state fatte a pezzettini dai fedeli che volevano avere una sua reliquia. Fu beatificato da Clemente XII il 15 maggio 1768. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001. Bene, come abbiamo visto, San Bernardo aveva un carattere irruento, forse un po' sanguigno, potremmo dire. E un gesto proprio che fece, proprio per non aver domato questa sua rabbia, è stato quello di fare seriamente del male a qualcuno. E questa conseguenza così dolorosa ha acceso in lui una richiesta veramente grande proprio al Signore di poter essere convertito. Lui voleva cambiare, non voleva ferire più nessuno. Ed è stato questo desiderio profondo che lo ha portato a chiedere di entrare in convento. Lui cercò di entrare in convento quando aveva 19 anni. Lo accolsero. Ma prima di poter indossare il saio, sono passati 12 anni, perché solo quando era 27enne lui ha potuto indossare l'abito per la prima volta. È stato un cammino molto lungo e questo ci testimonia un fatto molto importante, che una cosa è il desiderio di convertirci, un'altra è riuscirci. E proprio la differenza sta nell'impegno che noi ci mettiamo e soprattutto alla nostra capacità di affidarci a qualcuno che ci guida, a qualcuno a cui consentiamo anche di dirci: attenzione, non è ancora arrivato quel momento per te. Riflettiamo adesso, perché noi siamo abituati ad avere tante cose al nostro servizio, quando le vogliamo, come le vogliamo, fatte proprio per viziarci. Purtroppo con lo spirito non funziona così. Con lo spirito dobbiamo dare il tempo necessario affinché le cose maturino e il cuore dell'uomo, come dice la scrittura, difficilmente guarisce, ha bisogno di un cammino lungo, un cammino che però è dolce e se vissuto con umiltà, con dolcezza, con mansuetudine, è un cammino che porta molto frutto.
Come San Bernardo, io credo che ognuno di noi possa pensare in questo momento a qualcuno che ha ferito quando la rabbia ha preso il sopravvento nella vita. E forse è il momento di chiedere perdono, forse è il momento di riconciliarsi e forse è il momento di voler cambiare. Anche Padre Pio, lo ricordiamo talvolta, avere avuto qualcosa che al di fuori sembrava una rabbia potente. Ebbene, lui ci dice questo: io non mi sono mai pentito della dolcezza usata, ma mi sono sempre sentito un rimorso di coscienza e mi sono dovuto confessare quando ho usato un po' di durezza. Però quando dico mitezza, non dico quella che lascia tutto andare, quella no, ma intendo quella che rende dolce la disciplina, la quale non va mai trascurata. E allora ci affidiamo a San Bernardo per la nostra conversione, in particolare per quelle situazioni in cui la rabbia ha preso il sopravvento nella nostra vita e ci rende un po' schiavi. San Bernardo prega per noi.